l'amore femmina. Siamo alle 20 e 23 minuti. Ecco, anche loro sono. No, Claudio, no, avete cambiato. Avete fatto la plastica un'altra volta. Ah, loro cambiano sempre i travestimenti. Sono peggio di Lupin. No, scherziamo. Sono cambiate le persone. È tornato il direttore d'orchestra Damiano Morise. Buonasera di nuovo. È tornato l'uomo, del clarinetto. Quello di prima, il maestro Francesco Sib Novello, perché così su Instagram lo trovate, lui ci tiene a questa cosa, la fidanzata un po' meno, però insomma, Francesco Sib Novello, il Latin Tasto Lover dolente. È il Latin Lover della Diemus. Perché è Tasto Dolente? Tasto Dolente. Tasto Dolente. Un accordo minore. Allora, sono qui con nostra compagnia, sono stati nella Paritimer, ce li siamo riportati e ritrovati anche nella banda degli Onere. Loro sono non sono una banda, loro sono un'orchestra, qualcosa in più senza nulla togliere alle bande, però una grande orchestra, la Diemus Ensemble, che stanno portando tanto in giro la musica da camera, la musica sinfonica e non solo, la musica, quella suonata dal vivo, live con l'orchestra, in giro per la Calabria e non solo. Abbiamo visto prima dei contributi da Vienna, ma quest'anno siete stati, tra l'altro avete avuto una bella collaborazione con una persona che veniva direttamente dalla Spagna. Era un amico. Stiamo parlando del tenore spagnolo Ignacio Prieto, che grandissimo tenore, di cui adesso appunto vogliamo dimostrare anche noi, gli amici di La Cioner, se è grandissimo come dite voi, e voi siete di parte. Vediamo l'esibizione di questa, il tour di quest'estate, vero? Esattamente. Dove eravate di preciso? Sì, eravamo a Rocca di Neto, allora, provincia di Crotone. Sì. Allora mandiamo, vai con la regia, questa è Granada, ecco qua. Si vede l'atteggiamento spagnolo, te vedi? Ecco. E li conosciamo, dice il maestro. È stata una bellissima collaborazione. Sì. Tanto complimenti anche al service, tutto organizzato per bene, complimenti. Che ringraziamo, service Pugliese Team. Pugliese Team. Salutiamo. Bisogna ringraziare anche l'uomo della tuba, c'è l'uomo della tuba lì. Qui non c'era Giuseppe Pagliuso, però diciamo che collabora spesso con noi. C'era Orlando Russo che sta collaborando con noi ultimamente, quindi allarghiamo gli orizzonti. Quindi è bella questa cosa, da Crotone, di dove è lui Ignacio? Valencia. Ed è Valencia? Ah, quindi sì. Bello, vedi, Il Burgos, se non sbaglio. Sì. Bella questa cosa, quindi Ciro, maestro. E ringraziamo anche Teresa Cardace, il maestro Teresa Cardace, che ha permesso tutto questo, perché era un evento organizzato da lei dove ha invitato Ignazio e noi abbiamo fatto da spalla, Ignazio Prieto da appunto da Burgos, da Valencia, Casabona, Ciro Marina a Rocca di Neto, provincia di Crotone. Quindi è bello questo incontro fra la musica e la Calabria. Come reagisce il pubblico? Vuoi rispondere tu? Bene. Bene. Il nostro obiettivo è quello di valorizzare la musica senza tempo. Senza tempo. E questo, diciamo, è il nostro focus. Acuto, attenzione. Quanto il sorriso adesso? Tanto anche con lui. Sorriso. Sì, perché? Sì. Che cosa? Cioè che era fatto bene. Immagino poi tra l'altro provare con una persona che immagino avete conosciuto qualche giorno prima, no? No, noi l'abbiamo conosciuto il giorno stesso. Il giorno stesso. La mattina abbiamo fatto la prova. Bene. La prova generale diretta. Complimenti. Non è roba, non è che c'è pizzi e fighi, Ma bravi,
Bravo anche al tenore spagnolo Ignacio Prieto, ma bravi alla Diemus Ensemble che hanno suonato divinamente. E infatti il pubblico applaude e suona. Grande, complimenti, complimenti. Nell'Edward l'ho visto anche fare delle meno fortuna, non l'abbiamo mandato in obbio, io sono un po' un gesto. No, era scaramantico. No. Abbiamo anche dopo dei saluti che sono arrivati. La parte del toro, quello. La parte del toro, è ovvio. Al 389-580-55-17, complimenti, siamo ancora in vostra compagnia, cari amici dell'Adiemus. Poi vi chiederemo, vi preparatevi la domanda, perché questa abbiamo visto cosa avete realizzato. Però preparatevela, questa vi voglio farvi, voglio trovare preparati dove siete diretti. E intanto noi ascoltiamo una novità, una bella novità, però una novità che non che venga dal passato. Loro sono senza tempo.